ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Come sempre sono Nicky Box e siamo qua, raga, dopo veramente tanto, ma tanto tanto che lo attendevo. Siamo qua finalmente su Battlefield 1. Ho già fatto un bel po' di partite, raga, come potrete vedere dal rank. Sono a livello 9, non ne ho giocate tantissime. Però comunque, considerando che ci giocavo almeno 4 ore al giorno, ho giocato abbastanza. Ovviamente adesso non mi fa entrare nei server, porca puttana. Ok, perfetto, raga, ci siamo. Come sapete, l'unica mappa a disposizione in questa beta è la mappa del deserto del Sinai. Ci ho giocato veramente tanto, raga, è una mappa allucinante. Adesso la andremo a vedere insieme. Con questi gameplay, raga, vi vorrei proprio fare vedere la giocabilità di Battlefield, mentre ho già pronto una serie di gameplay dove vi spiegherò alcune cose di Battlefield, alcune differenze tra questo e quelli passati. Come sapete, raga, io sono infognato di Battlefield, quindi mi sono andato a spulciare veramente tutti i particolari, anche giocando. Comunque si notano delle cose che negli altri Battlefield non c'erano, ma lo andremo a vedere poi nei prossimi video. Adesso siamo qua per fare casino e andare a distruggere tutti quanti. Ok, noi partiamo con l'esercito inglese, britannico. Quindi io mi infilerei subito in una squad. Ok, raga, questa è come si presenta la mappa per schierarci. Io direi subito di buttarmi qua, che non ho visto neanche che cavolo di... C'ho lo scout, perfetto. C'è la tempesta di sabbia, raga, non è che è tutto sfocato, perché in questo momento c'è la tempesta di sabbia e io ho preso lo scout. Non vedrò un cazzo, infatti è così, non vedo assolutamente niente. Qua c'è qualcuno che spara tantissimo ma non riesco a capire chi è. Allora, la situazione è che tutte le basi, tranne F e D, credo, sono nostre. Quindi dobbiamo un attimino andare a difendere. Chi cazzo è che sta sparando così tanto in questa direzione? Qua c'è un cavallino. Ok, perfetto. No, raga, non si vede assolutamente un cazzo e io sono attaccato allo schermo. Oddio. Come ha fatto? Cioè, non l'ho ucciso io? Va bene lo stesso. Il fucile da cecchino, raga, ovviamente per il close quarters, quindi per i combattimenti a corto raggio, ravvicinati, insomma, non è il migliore, come sapete. Ma non so se avete visto, in punta al mio fucile c'è una baionetta. Questo serve appunto per dare un po' più di vantaggio allo scout, perché altrimenti prima era... Vedi, io sono negato, negatissimo con lo scout, devo riprenderci la mano assolutamente. Qua c'era un altro? No, è mio... dovrebbe essere il mio compagno. Sì, esatto. Ok, allora io mi sposterei da questa ambientazione e mi butterei un po' più all'interno del deserto. E andrei a conquistare qualche altra bandiera, tipo D. Se trovassi solo un cavallo, qualche mezzo di locomozione, sarebbe ancora meglio. Ma non trovo nulla. Ok, il combattimento però è da quelle parti. Quindi adesso io mi porterei sopra un tetto. Sopra un tetto a cecchinare gli altri. Ok, dai. Ok, assist che conta come una kill perché l'ha ucciso il mio compagno di squadra, probabilmente. Tu sei qua. No, oh, sul piedino ti stavo per sparare, amico mio. Dove sei andato? Non ti vedo. Ok, sono in una posizione non tanto vantaggiosa, a dire la verità. Raga, perché io non vedo un cazzo da qua. Charlie, ci stanno rubando Charlie. No, Charlie, sono dietro Charlie, devo andarla a salvare. Devo venirti a salvare, bandiera. Anche se so già che morirò, ma ci sto provando. Dove sei? Dove sei? Ah, però non la stanno più prendendo. No? Oddio. Mi è sembrato che mi cadesse un aereo in faccia. Non so se è stato precisamente così, ma porco due, la sensazione era quella. Ok, dirigiamoci appunto verso le altre bandiere a sto punto. Ok, raga, quello è un tank. Quello è uno della fanteria. Oddio. Questo c'ha... Cosa? Non muore mai questo, non morirà mai, non morirà mai, non morirà mai. E infatti è così. Questi sono praticamente, raga, degli equipaggi. Ok, raga, finisco solo il discorso di prima. Quella cosa che avete visto che mi ha ucciso e non sono riuscito a buttare giù è un equipaggiamento che si può trovare in giro per la mappa. Stile... Oddio, mi stanno sparando. Stile Battlefront, non so se ci avete giocato. Praticamente si spawnavano a random nella mappa questi equipaggiamenti o anche... Non lo so, adesso spunta tipo questo e io sono impegnatissimo, raga, scusatemi, ma l'aereo è abbastanza difficile da guidare, questo qua è il fighter. Comunque, spuntavano questi equipaggiamenti in giro per la mappa a caso e niente, chi li prende è invincibile fondamentalmente. Ma io riesco con l'aereo a buttare giù... No, non gli fa neanche un po' di danno, perfetto.
Se non sbaglio, di quegli equipaggiamenti ci dovrebbe essere il lanciafiamme e il minigun. La minigun, anzi, scusate. E dovrebbe essere troppo forte, a quanto mi ricordo. Boh, mi impara caduto qua perché... altrimenti è un casino. Ok, come vedrete adesso, io non ho più la mia classe medico, nonostante... vaffanculo! Nonostante l'avessi scelta prima. E perché? Perché poi ve lo spiegherò nel prossimo video, quello lì che ho già in mente di fare. Ok, prendiamo il medico, raga, andiamo... No, 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 ok. Spawniamo qua e poi saliamo sul cavallo. Dove sei, cavallino? Dov'è il cavallino? Non c'è il cavallino. Tanto sono spawnato nella bandiera più lontana dal resto della civiltà. Ok, praticamente qua, raga, siamo in mezzo al deserto. Nella bandiera... Ok, spawnato il cavallino, ma c'è spawnato lui sopra. Me lo devi dare, perché se no io ti sparo. No, scherzo. Sento colpi arrivare. Ho paura. Ho molta paura. Allora, qua, raga, c'è un imbuto che sembrano tipo le Termopili. E lì... si ammazzano milioni di persone. Comunque, raga, vi dà proprio un senso di... non so come spiegare, non mi viene il termine adesso, sinceramente. Cioè, io mi sento proprio dentro, all'interno della prima guerra mondiale. Non so come spiegarlo. Ci dovreste giocare per capirlo. Secondo me qua sopra c'è un cecchino. Non so bene dove, ma secondo me qua c'è. Perché qua solitamente si fermano tutti i cecchini. No. Non c'è nessun cecchino e sono... mi sono fatto malissimo cadendola lì. Ok, questo qua era il passo che vi dicevo. Qua solitamente c'è sempre, sempre un sacco di gente. E infatti è così. Ok, vedi che c'era un cecchino, mi sembrava strano. Grandissimo, grandissimo. Bisogna scappare però, perché il cecchino è qua sopra. Il cecchino è qua sopra e non va bene. Ok, un cavallino, raga, un cavallino. Let's go. Andiamo a fare danni col cavallo. Andiamo a fare danni col cavallo. Ok, ci stanno prendendo C, raga. Quindi noi andremo a difendere quella. Molto probabilmente. Ah no, qua non ci passa per le porte il cavallo. Vabbè. Ah no, C la stiamo riconquistando. Molto bene. Comunque, raga, guardate quanto è fatto bene il cavallo. Cioè, guardate quanto è fatto bene. Oddio, non l'ho visto. Non ti ho visto, man. Io posso ancora guidare il cavallo per una frazione di secondo dopo che sono morto. Quindi potrei schiacciarlo malissimo. Ok, per fortuna siamo respawnati. E respawniamo qua, che c'è il combattimento più cruento. Credo che il combattimento più cruento sia su B. Non su D. Ma va bene comunque. Oddio, mi stanno già sparando male. Ok, qua c'è un tizio a cavallo. Ok, perfetto. Tu sei mio. Ok. Perfetto. Un attimo di copertura. Questo è con me, perfetto, molto bene. Lì sta arrivando una jeep nemica, raga. No! No! Ok, perfetto. Non so se quel tizio è morto. Credo di no. E lì c'è una cazzo di jeep che ancora... eccolo. Ok, perfetto. Non so se avete visto, raga. Io dovrei aver visto con la coda dell'occhio. Mi sembra che da quella parte sta arrivando tipo 700 milioni di persone. Esatto. Oh, 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 oh. Dobbiamo muoverci da questo posto, assolutamente. No. Da dove mi state sparando, amici miei? Da dove non mi state sparando, amici miei? Pezzi di merda. Io per il momento, raga, ho trovato pochi tank. Perché ce n'è uno davanti, zio. Non puoi lasciartelo scappare così, capito? La cosa brutta è che quello non morirà. Uno spara i propri colpi e poi deve aspettare 3 minuti che ricarichi il fucile. Allora, cominciamo a segnalare la gente. Non ho più granate, è vero. Comunque qua c'è troppa gente, raga. È pericoloso perché con questo fucile non riesco a prenderla bene. Oddio, grandissimo. Da dove? Ah, dall'altro palazzo. Cioè, ce l'avevo di fronte e non l'ho visto, ma veramente. No, mi stava rianimando, no. Sono un coglione. Hanno visto da dove gli stavo sparando? No, meno male.
Però sono proprio storto. Quanta gente c'è, raga? Quanta gente c'è? Dove sono andati? Dio, raga, quanta gente c'è? Madò, cioè siamo la no... Oddio. Oddio. Siamo la nostra squad qua dentro. Oddio, ti rianimo. No. Ah! Ho fatto enemy hit 90 ma non l'ho ucciso, perché siamo fatti corpo a corpo insieme probabilmente. Io ho dei medici qua vicino, perché come vedete raga in basso a destra vi fa vedere anche i medici della vostra squadra che sono vicino. E infatti avete l'opportunità di skippare il respawn, tra virgolette, cioè di far trascorrere meno tempo prima di respawnare. Oppure avete la possibilità di chiedere aiuto ai nemici, cioè ai nemici, scusatemi, ai medici che ci sono nelle vicinanze. E non so questo cosa comporti, perché non mi pare di averlo mai visto fatto da altri. Cioè l'ho sempre fatto solo io, credo, non lo so. Oppure non so, non l'ho notato nella mappa. Comunque, oddio quanti! Tutti corpo a corpo. Raga, devo ammazzare qualcuno con la baionetta per farvi vedere quanto è figo. Devo assolutamente farlo. Non ne troverò mai più uno adesso, ovviamente. Comunque vedete, raga, che una volta entrati nell'insieme di abitazioni qua, di case, insomma, la battaglia si fa molto più accesa, molto più aspra. Ci rimangono 38 secondi e io devo ammazzare qualcuno con la baionetta. Non ce la farò mai. Vediamo se lo prendo là davanti. No. No. Dove sei andato? Ecco, dopo che fai la carica con la baionetta non corre più per un po'. Questa cosa è giusta, però è fastidiosa. Eccoti. Ce n'è un altro sicuro. Ce n'è un altro sicuro da questa parte. Eccoti. Vediamo se riesco a fissare la terra. Ok, bah! Raga, è bellissimo. Raga, è bellissimo. È bellissimo. Voglio ammazzarli tutti adesso. Abbiamo vinto 189 a 152. Raga, bellissimo questo gioco. Bellissimo, bellissimo. Ok raga, spero che questo video vi sia piaciuto. Questo era Battlefield 1. È il gioco più bello del mondo secondo me. Non mi hanno pagato per dirlo. Farò probabilmente un gameplay con qualsiasi classe. Quindi questa qua era col medico, poi porterò assalto, support e scout, che sarà la più difficile da fare. E niente ragazzi, come sempre se vi è piaciuto il video lasciate un like, supportate il progetto se vi va. E noi come sempre ragazzi ci vediamo in un prossimo video, che sarà sempre di Battlefield 1 molto probabilmente. Peace.